un'ampia gamma. Dici che animale vivi qua dentro? Dopo il successo del 2018 con 15.000 visitatori e oltre 4.500 check-up gratuiti, è tornata a Napoli Tennis and Friends, la più grande manifestazione di prevenzione e diagnosi precoce in Italia, il cui scopo è consentire a un numero sempre maggiore di persone di effettuare controlli e informarsi gratuitamente rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale. Visite ginecologiche con ecografia, radiologia senologica e consulto sugli effetti della menopausa sono i controlli gratuiti che la Fondazione ANIA per il secondo anno consecutivo ha garantito ai cittadini e soprattutto alle cittadine napoletane nell'ambito dell'evento. Due le aree allestite dalla Onlus, nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione, con postazioni per check-up medici gratis, con una particolare attenzione rivolta appunto alle donne, ma anche un'area per test neuropsicologici predittivi per malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e un corner informativo con opuscoli sui corretti stili di vita. Umberto Guidoni, presidente della Fondazione ANIA. Noi riteniamo che la prevenzione sia uno strumento attraverso il quale si riduce chiaramente la necessità di cura e soprattutto si fa un'azione preventiva per evitare il conclamarsi di alcune malattie gravi. Noi abbiamo dedicato la nostra attività soprattutto alle donne, veniamo da un tour dedicato alle donne e anche qui a Napoli in questi due giorni vogliamo dedicare la nostra attenzione alla prevenzione sulle patologie femminili, che riteniamo essenziali perché abbiamo individuato una certa, come dire, superficialità da parte delle donne di fare le visite necessarie per evitare il conclamarsi di queste patologie. La Fondazione ANIA dal giugno del 2017 ha organizzato 8 edizioni dello Street Health Tour, manifestazione itinerante che promuove controlli medici gratuiti a scopo preventivo. Sono stati proposti vari tipi di visite e in tutto sono state controllate circa 14.500 persone nelle varie edizioni. L'ultima, in ordine di tempo, si è conclusa nel marzo 2019 ed è stata interamente dedicata alle donne, visitando circa 1.500 persone in 9 città italiane tra Marche, Abruzzo e Umbria. Ogni anno il settore assicurativo investe quasi 1 milione di euro per fare prevenzione e dare la possibilità a tutti di accedere a dei check-up gratuiti e quindi ritiene che questa sia una giusta via per poter consentire a tutti di accedere a delle cure che talvolta non sono possibili. Fino ad oggi l'evento ha registrato in 8 anni 200.000 visitatori e oltre 60.000 check-up gratuiti. Delle persone visitate il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,3% è stato sottoposto a intervento chirurgico e il 32% a terapia farmacologica. Il villaggio napoletano per il 2019 ha invece raddoppiato le proprie dimensioni rispetto alla precedente edizione, arrivando a 1,5 km di lunghezza. Insieme al villaggio della salute c'è stato anche quello dello sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le forze dell'ordine. In questo spazio sono state disputate anche partite di tennis con personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, della televisione e dello sport.